Giudizio positivo della Corte dei Conti Lombarda sul rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2012. Andiamo allora a sentire un giudizio del Presidente Roberto Maroni e dell'Assessore all'Economia Massimo Garavaglia. Giudizio sostanzialmente positivo della Corte? Giudizio positivo, sono molto soddisfatto, anche se riguarda la gestione del 2012 e quindi non mi coinvolge direttamente ma coinvolge la Regione. Sono state evidenziate alcune criticità a cui metteremo mano, ma soprattutto è stata sottolineata l'impostazione molto efficace del sistema dei controlli che rende la Lombardia la regione più virtuosa in Italia. È il primo giudizio di parifica, è andato molto bene, abbiamo un ottimo rapporto con la Corte dei Conti, ieri abbiamo firmato un protocollo d'intesa per mettere a disposizione tutte le informazioni e i dati alla Corte dei Conti. Direi che ancora una volta in Lombardia c'è un'eccellenza anche nel rapporto tra le istituzioni. Giudizio positivo sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda i tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione e anche il rafforzamento del patto di stabilità. Sì, su quella che è la sostanza, cioè su come vengono gestiti i quattrini, Regione Lombardia si conferma essere la regione più virtuosa del paese. Sarebbe interessante vedere le relazioni delle altre regioni, anche perché è quello il punto chiave, come spendi le tasse che hai preso ai cittadini. In Regione Lombardia si spendono bene e anche in fretta, perché si paga 60 giorni, cosa che nel resto del paese è fantascienza. Alcuni rilievi fatti ha già risposto anche il Presidente Maroni nella sua relazione. Uno di questi però riguarda la pubblicazione online degli eventuali rilievi della Corte, quindi per rendere più trasparente ai cittadini quello che succede. Ma sì, ma adesso sono pubblici, quindi direi che il tema è ampiamente superato.